cari amici, siamo in onda, sempre con la S, perché speriamo, però con molte R probabilmente, perché avremo il rimpianto probabile, ci sarà anche la rabbia non augurabile per tutto quello che qualche può fare, rammarico. Il rammarico, ma noi speriamo anche in una ricostruzione, ecco le R nostre nella ricostruzione. Qua però io... no, quello che è importante è che per domenica prossima non ci sia rassegnazione. Rassegnazione, esatto. Sono tolta quella R, giustamente. Quindi la fanno da padrona le R. Però vogliamo dare, Mauro, atto a zio Vittorio, quasi al termine delle nostre trasmissioni. Questo statistico ci indovina spesso con la sua statistica in un certo modo. Questo ha detto sempre... noi ci siamo accodati però, per fortuna. Ragazzi, in Serie C, se si racimolano più di 5 sconfitte, la Serie B diretta ve la scordate. È giusto. E che dice, c'è ragione, porca miseria. Il Benevento era andato come un treno, però ha superato la soglia di 5, è rimasto fregato dalla Serenità che si è fermata a 5. Bollini. Brava persona, ottimo tecnico, nella sua permanenza a Lecce in 14 partite ha fatto 9 vittorie, cosa grande, però ha fatto 5 sconfitte, cioè già da solo a metà campionato si sarebbe chiamato fuori. È l'uomo che non conosce pareggi, invece in Serie C ci vogliono pure i pareggi, sarebbero bastati 2-3 pareggi, perché sono quelle sconfitte che ti hanno fregato. Noi sappiamo quali e quante sono. Cosa dobbiamo dire? Cose trite e ritrite. Niente. Ci aspettiamo, speriamo, gufiamo, anche se l'antidoto lo hanno dato la settimana. Noi pensavamo, alla fine può darsi, invece sia pure in extremis, quelle che contano hanno reso la giornata interlocutoria. Come giustamente aveva detto Vittorio, ragazzi, non succederà niente, l'ultima partita è quella che decide. Allora, visto che sei un oracolo, a te. Mario, era prevedibile, le quattro squadre giocavano tutte e quattro in casa con avversari abbordabili tutti e quattro, quindi era prevedibilissimo che non sarebbe successo niente. L'ultima settimana, invece, l'ultima giornata potrebbe riservare qualche sorpresa e ci aggrappiamo a questa piccola speranzella. Non, però ecco, c'è una cosa, Mario. Noi speriamo che la Casertana non vinca, e su questo possiamo stare tranquilli, perché la Salernitana non può perdere a casa le ultime due, cioè l'ultima partita in casa, la penultima l'ha perduta, e chiudere il campionato con 3 sconfitte non vuol dire niente. Io penso che in quella situazione voglia dire molto poco. Un conto è giocare Salernitana Casertana a 5 partite dalla fine, un conto è giocarla a promozione acquisita. Lo so. Io dico che tutto dipende dalla partita di Aversa, dove il Matera dovrebbe toppare. E non dimentichiamoci della partita nostra, perché noi stiamo ragionando questa settimana, non solo noi tifosi, ma anche, credo, anche i giocatori. Mi auguro di no. Anche l'allenatore stiamo pensando tutti alle altre squadre, e non stiamo pensando a Lecce, che tiene un impegno notevolissimo, quello di Vigor Lamezia. È una partita difficilissima quella nostra, però non possiamo prescindere. Là sono d'accordo con te, perché penso che il Vigor Lamezia non regali nulla a nessuno, perché il Vigor Lamezia gioca ormai per la gloria, è salva, ha fatto un ottimo campionato, quindi i giocatori sono mentalmente anche, diciamo, sotto questo aspetto, liberi, e quindi giocano anche meglio, non credi? Ma il Lecce dell'ultimo periodo, sto parlando da una ventina di giorni a questa parte, è un buon Lecce, è un Lecce più sereno, più tranquillo, è un Lecce che sa aspettare, che non si butta colpo morto, insomma è un Lecce che alla fine dei 90 minuti credo che a Lamezia porterà i risultati. Domenica ha fatto il proprio dovere, sì, però non esageriamo prima. Troppo. No, ti sto dicendo, Rischia non c'era. Ti sto dicendo, è uno degli non avversari non sto più deboli dicendo di che Lecce. Il Lecce oggi di queste squadre che
lottano, forse è quella che sta a mezzo, sì, sì, proprio sul piano della serenità. No, perché l'allenatore ha trovato la quadratura del cerchio. Non cerchio. So se l'ha trovato l'allenatore, sì. Io credo che l'allenatore in questa squadra non conti niente. Questa è una squadra fatta da giocatori che, siccome siamo arrivati alla fine e devo ritrovare un contratto per l'anno successivo, si danno da fare per far vedere. Anche questo, anche perché, questo perché altrimenti questi stessi giocatori l'allenatore avrebbe trovata prima la strada, no? È difficile trovare la strada con personaggi che fondamentalmente se ne fottono di Lecce, di... i giocatori che diciamo hanno interessi personali, come in questo periodo del campionato, cioè nell'ultimo mese questi giocatori si sono resi conti che Giovanotti, che vogliamo fare? L'anno prossimo chi me lo dà un contratto a me? Me lo conferma Lecce? Ma tutti quanti io... siamo... Dai, è la verità, questi io lo conosco, i giocatori ci ho vissuto, cioè tra i giocatori, quelli che diciamo sono così scevri da pensieri economici, non ne conosco, mai conosciuto, anche perché la carriera del calciatore dura così poco che è necessario essere seri, almeno l'ultimo periodo. La verità, scusa, finisco il discorso, è che le possibilità adesso, come avete detto giustamente voi, si sono ridotte al vicino. Non abbiamo grandi speranze, noi dobbiamo vincere e vinceremo, perché sono certo che vinceremo. Però il grande problema è, io non mi fiderei assolutamente, l'hai detto bene te, della Juve Stabia, perché la Juve Stabia a Benevento, il Benevento dovesse scegliere chi disputarsi i playoff. Non si ammazzerà, non si ammazzerà. Non si ammazzerà perché preferisce privilegiare, anche se dovesse essere un avversario ostico la Juve Stabia. Anche se c'è rivalità tra le due. Sono convinto, ma la Lecce fa paura a tutti. Io sono reduce da trasmissioni, io via telefonica con Salerno, festeggiamenti vari, mi chiamano, cioè, e tutti mi dicono non c'è sperare, giornalisti giovani e giornalisti della mia generazione, non c'è sperare, non c'è nessuna speranza. Io mi auguro che sbaglino, perché, però credi a me, insomma, le nostre speranze sono ridotte veramente a un lume piccino, piccino. Io volevo sottoporvi anche una di più, siccome Vittorio ha detto, attenzione, che a Vigor Lamezia, cioè a Lamezia, la partita sarà difficile. Questo sì. E io condivido questo suo giudizio per un altro motivo, che probabilmente non è stato ancora valutato a fondo, e ve lo sottopongo per questo. Il Lamezia, abbiamo detto, giocherà sgombro di cervello, tranquillo, non gliene frega niente, vuole chiudere bene il campionato, vuole chiudere bene il campionato, quindi è capace che possa fare anche un'ottima partita. Il Lecce ha invece l'obbligo, virgola, l'assillo, virgola, di dover vincere a tutti i costi. E noi sappiamo che quando ci stanno questi obblighi, questi assilli, la tenuta mentale del Lecce è quasi sempre stata piuttosto carente, per cui non mi meraviglierei di qualche paio di fallacci fatti in zone di campo particolari. Mario, però... non mi meraviglierei di un arbitro che tira fuori un primo cartellino giallo, un secondo, e ti lascia in 10, ti lascia in 9. Il Lecce ci ha abituato a questo. Quindi quella partita è difficile in quest'ottica. Sì, però Mario, sono d'accordo, è giusto quello che dici, però lo stesso assillo della vittoria ce l'hanno la Juve Stabia e il Matera, i quali non si possono accontentare del pareggio, perché se si accontentano del pareggio la Casertana, se dovesse vincere a Salerno, le passa tutte e due, le passa tutte e due, però siccome noi abbiamo detto che c'è il Matera che gioca con la Versa Normanna, però c'è la Versa Normanna che ha l'assillo di dover fare pure lei il punto. Quindi se ci stanno interventi di una certa rudezza, pesantezza, possono capitare all'una o all'altra. Quindi diventa una partita, diciamo, maschia, una partita vera, una partita nella quale qua con il Lecce l'unico a poterci rimettere è solo il Lecce. Il Lecce, sì, sì. No, è solo il Lecce. Ma il Lecce vince la partita di Lamezia soltanto se disputa una grossa partita. Una grossa partita se, con i nervi saldi. Con il cervello, ecco, con il cervello. Bravo, non con i piedi. Con stare, il cervello. Essere attendista, aspettare l'occasione buona, non proiettarsi all'attacco a tutti i costi,
per vincere a tutti i costi la partita nel primo tempo. Questo magari avverrà nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti della ripresa, però nel primo tempo deve stare molto attento a non buttarsi scriteriatamente in avanti, perché potrebbe essere infilato dall'avversa. Bisogna stare attenti, Mauro, la partita è difficile. In queste situazioni Mauro è sempre stato il teorico di allenarsi in allegria, anche per i playoff senz'altro, e giocare pure, in allegria. Tu che hai vissuto probabilmente in prima persona questa situazione, a Lamezia bisogna giocare in allegria o bisogna giocare un pochino soprattutto col cervello? Quando giocavo io i playoff non c'erano. Non c'era. I playoff sono, diciamo, una istituzione che ha completamente cambiato le carte in tavola, nel senso che io mi accorgevo, esistevano già molto prima nella pallacanestro, per me è mi rendevo conto che c'è una istituzione sportivamente non corretta. No, niente, è una soluzione che mette al bando tutto quello che hai fatto, infatti, nel corso, cioè, di 10 mesi. Se tu arrivi terzo, ti meriti, sei arrivato terzo in un campionato, ma non è che deve andare in Serie B la sesta, anche qui, e non la terza. Anche qui sono venuti incontri, insomma, interessante per chi? Per le pay per view. Sono venuti incontro a quello che è stato in America. In America che cosa avveniva? Avveniva che se era già tutto stabilito prima, se tra la Eastern e la East Conference non c'era qualche cosa che potesse creare nuovo interesse, era finito, no? Allora che inventarono i playoff. Ma i playoff, e là fanno anche per il primo posto, non solo per nelle due conferenze, i primi due prima avrebbero vinto sia la Est che la East che la Eastern Conference. Ma adesso no, adesso fanno tutto insieme. Ecco, loro l'hanno inventata apposta perché le pay per view li pagavano, se no le ultime partite chi la guardava la televisione? Esatto. E così l'Italia. Ma tu vedi che sto discorso dei playoff, play out, allunga a dismisura i campionati, rendendoli anche abbastanza anomali. C'è un esempio, per esempio. Il Monopoli, Serie D. Il Monopoli, come sapete, ha vinto la Coppa Italia direttanti nell'ambito interregionale. Però se gli va bene può addirittura salire in Serie C attraverso questa vittoria. Che cosa? Come? Adesso si incontreranno 36 squadre dei vari gironi, si elimineranno ammazzate una con l'altra per rimanerne solo tre, a cui si aggiunge il Monopoli che è quella vincitrice che ha vinto la Coppa. Bene, questa squadra che ha fatto un ottimo campionato starà ferma un mese. Io questo lo so, perché quando successe a Matera con Robertino Rizzo successe la stessa cosa. Erano alla ricerca di fare amichevoli con qualcuno, perché un giocatore sta fermo un mese e insomma. No, adesso il playoff e play out cominciano il 17 maggio, cominciano subito, dopo una settimana dopo. Cioè, comunque noi siccome parlavamo sul piano sportivo, sportivo i playoff e play out sono una carrognata. Ma guarda, perché favoriscono quelli che hanno fatto di meno, che sono stati fatti, non va mica bene, per rendere interessante il campionato. Perché prendiamo per esempio quest'anno, che la Salernitana se n'è andata allegramente al primo posto con molto anticipo, il campionato sarebbe morto. Invece no, si lottava, ne doveva passare un'altra, si lottava per il secondo posto. Due e sei squadre non possono, sono tre gironi, tre squadre non possono. Allora, allora il secondo posto, solamente il secondo posto, la prima che aveva più punti passava e quelle altre due se la sarebbero affrontata tra di loro. Insomma, in parole povere, i playoff sul piano morale sono un'autentica vergogna, diciamo le cose come stanno. Che poi dopo siano fatte per rendere, come giustamente dici te, interessante il campionato. Ma insomma, io che arrivo secondo, la Benevento, in passato il Lecce, è arrivata anche seconda a un punto, o ha perso diciamo l'ultima partita con la squadra. Ragazzi, ma scherziamo davvero? Te arrivi seconda, quando Lecce perse con l'Avellino, che arrivò seconda all'epoca, i playoff non c'erano. Il Lecce fece 59 punti, noi ne facemmo 63 o Lecce 61 o noi 61 e Lecce 5, che erano più punti di tutte le squadre italiane, anche di quelle che erano arrivate prima in quell'altri due gironi. Allora ti sembra una cosa corretta
che una squadra che fa più punti delle altre, le altre passano e lei no, non va bene, no? Ci sono forse, cose. Ci stanno, forse una riforma dei campionati, esatto. Va rifatta la riforma, cioè non tre gironi ma due gironi, in modo che le prime due, dei due gironi vanno, passano loro, passano in fino serie all'anno B. Scorso, se vi ricordate, c'erano anche i turni di riposo, sì. Quindi quando è dispari giocano quelle e ogni settimana si fa un turno di riposo. Cioè effettivamente a me, non sono nessuno, è chiaro, ognuno fa come a livello dirigenziale ritiene più opportuno, però indubbiamente i play-off e i play-out stanno un pochino di vigliaccata, di non premio sportivo. Sì. E tu, premiano quelle che si sono comportate peggio, cioè una squadra che adesso... In Serie B, tu hai visto, in Serie B statistica alla mano, dopo le prime due che vanno direttamente... Chi è salita è sempre la quinta, la sesta, mai la terza. Che è già stanca, stremata. È già stanca, stremata. Quindi. Che vergogne sono queste. Ma è come anche il regolamento. Ora prima 42 partite per. Ma prima parlavamo del regolamento. Ma ragazzi, veramente c'è un qualche cosa che è una stortura. Il regolamento attuale, che non è quello quando giocavo io nel gioco del calcio, è un regolamento che fa schifo. Cioè il fatto che te, persona, se passi dietro la palla al portiere, che tu lo fai per difendere la tua casa, o no? Ah no, adesso è punizione. Ma che modo è questo? No, quella, ma quello che è più grave non è questo. Un'altra cretinata gigante. È la stortura che andrebbe eliminata, perché non è questa anche la stortura. Questa può essere una piccola stortura, ma diciamo, vogliamo cambiare. La stortura più grave è l'espulsione. È quando c'è l'espulsione del portiere con rigore. Il calcio di rigore. No. Cioè, se là me lo pulisci con rigore non mi stiamo, la manca due volte. Solo la fucilazione, esatto, sì. Manca la fucilazione, ma ci sono delle cose di una stupidità che poi molte volte andando a vedere il replay si scopre che il portiere non ha fatto colpa, ti ritrovi una squadra in 10 uomini e con un all'inizio della partita è assurdo, dice ma migliora, non migliora niente, quella è una delle cose da modificare. Come anche il fuorigioco, Mario, il fuorigioco in linea per un millimetro, in linea, per un millimetro non è possibile. Allora, non è possibile. Che poi sbagliano sempre perché quello si è inserito l'attimo prima. Quella è la cosa più stupida, perché me quando giocavo io in linea eri fuorigioco. Sarebbe a dire che un decimo, un centesimo, un millesimo di secondo il guardalinea aveva il tempo di vederlo. Adesso invece in linea non sei fuori gioco. Non sei fuori gioco. Allora che significa? Significa che te... Però se una parte del corpo, tranne le mani ma i piedi... Quella è... Cioè, sono... per esempio, Ibrahimovic, che tiene il naso lungo, se sta un centimetro fuori, sta in fuori gioco. Però è anche questo... È una regola ridicola. E anche questo non può essere valutato attraverso una macchina che valuterebbe in maniera insindacabile. Scusa, quello che è migliore di tutte qual è? Una volta com'era? Tu eri all'estremità di sinistra o di destra ed eri al di là di tutti, basta, sei fuori gioco e non se ne parla più. Cioè, era quello. Mario, tu ricorderai senz'altro negli anni 60 quando arrivò Elena Herrera faceva gli allenamenti e le partite amichevoli senza il fuorigioco e chiese anche di giocare una partita internazionale alla federazione, chiese di giocare una partita internazionale senza il fuorigioco, non gli fu concesso, però lui non si allenava mai con il fuorigioco, senza fuorigioco, il fuorigioco bene. È una regola anticalcio. Cioè, e noi dobbiamo dire pure un'altra cosa, le nostre speranze ci debbono essere comunque, però prima della piccole, fine piccole, dobbiamo sentire qualcosa sul Vigor Lamezia, no, Mario, questa squadra temibile. Mario, Vigor Lamezia è una squadra che cercherà di chiudere il campionato, il buon campionato che ha disputato dignitosamente, con un bel pareggio loro. Perciò ecco, il Lecce deve disputare, come ho detto prima, una grossa partita per poterla vincere. Per quanto riguarda i precedenti, non esistono precedenti. Queste società, pur essendo una società antica, Lamezia non ha mai giocato con il Lecce non è andato mai a Lamezia, è la prima volta che va a Lamezia sabato prossimo. E quindi, che cosa dobbiamo augurarci, Vittorio? Augurarci che la Casertana non vinca, ecco, è da un mese che lo stiamo dicendo. Dobbiamo gufare per gli altri, sugli altri, questo è il punto. Sì, però, che io non avrei mai voluto gufare con gli altri, perché avrei voluto
che la squadra nostra fosse nelle condizioni, Mario, di dire dentro o fuori. Noi dobbiamo gufare o no che la Casertana non vinca a Salerno, e questa non è una grossa gufata. Io credo che succederà, che la Casertana però non vince, dobbiamo gufare che gli che altri una delle due degli Juve Stabia e Matera perdano, e lì il discorso diventa un po' più difficile, anzi molto difficile, molto difficile. In quest'ultima partita si giocheranno amicizie, si giocheranno rapporti tra società, si giocheranno rapporti tra tifosi, si giocheranno rapporti tra città, in parole povere. Tutto quello che avverrà sarà tutto meno che calcio, perché è normale che quando si gioca tutto, è normale che chi ha la possibilità di favorire, se viene in qualche modo sollecitata, io non parlo di denaro, parlo di pagare debiti pregressi oppure acquisire crediti per il futuro, che questo è il mondo, è un però mondo Mario, del calcio. Mauro, d'accordo su questo qua, però secondo te la Salernitana potrà regalare la partita alla Casertana? Io penso di no, a Salerno dicono di no. Massimo il pareggio, però c'è un massimo piccolo, il pareggio. Però c'è un piccolo problema, e è un problema molto serio, e è questo. Noi abbiamo 15 giorni di festeggiamenti continui. Io lo so perché vengo chiamato al telefono, vengo chiamato, sollecitato. La concentrazione dei calciatori è diversa. Allora io ti dico che Salerno, mentre la Casertana affronterà questa partita in maniera seria, con tutte le, diciamo, i coinvolgimenti emotivi che ci sono, però preparandosi al massimo, questi tutta la settimana, già col tempo che fa adesso, ieri ho visto mare, una foto in Facebook, sono andati tutti a pallinuro. Cioè, questa è gente che giustamente, avendo la costiera vicina e avendo il campionato finito, che fa? Si diverte. Si diverte, e noi speriamo di divertirci positivamente, salutando i nostri amici e sperando di rivederci per festeggiare al limite. Speriamo. Arrivederci e buona partita. Se ci rivedete, vuol dire che è successo qualcosa.